Simona, sono stanca. Cosa devo fare secondo te? Ma ci sono tanti tipi di stanchezza. Io e Squaletto siamo stanchi e basta. Vorremmo solo dormire e che qualcun altro facesse le cose al posto nostro. Ah, ho capito di che stanchezza si tratta. È molto diffusa, ma ho i rimedi giusti per voi. Guardate qui. Ciao amici! Ma chissà perché la stanchezza una volta era solo stagionale, invece adesso è un'epidemia diffusa sempre in tutti i mesi dell'anno. Capita anche a voi di sentirvi sopraffatti, avere voglia di fermarvi a riprendere il fiato? Ma non si può perché siamo sempre in piena corsa? Fermate il mondo, voglio scendere! Esatto, questa stanchezza è dovuta spesso al fatto che consumiamo tanta energia. Siamo sempre attivi fisicamente con il lavoro e mentalmente con computer, smartphone e social. E se non stacchiamo mai, abbiamo bisogno di un super rifornimento. Per questo io consiglio di assumere integratori nutrizionali. Da tanti anni lo dico, vitamine e minerali nella giusta quantità. L'ho anche scritto nei miei manuali, il manuale di naturopatia e il manuale di alimentazione naturopatica. Ma il dottor Squalozzi è contrario agli integratori, dice che basta mangiare variato. In teoria ha anche ragione, nel senso che se mangiassimo cibo biologico, incontaminato, di stagione, almeno 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno e proteine di qualità, non avremmo bisogno di niente. Ma chi mangia così? Beh, comunque, per aiutarvi, in descrizione c'è un link alla mia playlist con tanti consigli per mangiare il più possibile sano. Andate a guardarla dopo. Secondo uno studio scientifico tedesco pubblicato sul European Journal of Clinical Nutrition, in media oltre il 22% della popolazione ricorre a integratori per assumere la RDA giornaliera raccomandata di vitamina C e vitamina E. E secondo uno studio mondiale pubblicato su The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, la carenza di vitamina D è un'epidemia su scala mondiale dall'infanzia all'età adulta. I link agli studi in descrizione. E questa stanchezza diffusa lo dimostra. Abbiamo bisogno di un sostegno perché la sola alimentazione non basta più. Sto per dirvi due segreti insospettabili su come scegliere gli integratori giusti. Ma prima, se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, altri nuovi video. Primo segreto, vitamine e minerali devono essere naturali e fa anche rima. Così il corpo li riconosce seriamente e li assimila nel modo che gli serve. Per esempio, le vitamine sintetiche che vengono realizzate in laboratorio tentano di riprodurre le vitamine naturali, ma a livello molecolare non si ottiene sempre una corrispondenza esatta con la vitamina originale. Secondo alcune ricerche, il corpo riesce a distinguere tra le vitamine sintetiche e quelle naturali. E indovinate quali assimila meglio? L'hai già detto tu. Per garantire la massima biodisponibilità bisogna consumare vitamine estratte da alimenti bio, frutta e verdura fresca con un processo il più possibile accurato. Invece per i minerali non si estraggono sempre dalla frutta. Secondo segreto importantissimo, l'integratore deve contenere una sinergia di sostanze naturali che assicurino l'assimilazione. Per esempio, zinco e magnesio, fondamentali per combattere questa epidemia di stanchezza, vanno d'accordo con l'acido malico, una sostanza derivata dalla mela, che potenzia la biodisponibilità e quindi l'assimilazione. Ma dove troviamo questi integratori così speciali? Adesso ve lo dico, ma intanto per seguire tutti i miei video consigli iscrivetevi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche per essere avvisati da YouTube. Da oggi potete anche abbonarvi al canale come fosse la vostra rivista di salute naturale preferita, cliccando sul bottone qui sotto e sul link in descrizione. Ho fatto un video dove vi spiego tutto, andate a vederlo, lo trovate qui sotto. A questi integratori ci ha pensato la Foodspring che sponsorizza il video di oggi. Eccoli qui, le loro vitamine naturali sicure e controllate, Daily Vitamins, un complesso completo, e l'integratore minerale zinco e magnesio preziosissimi.
Le vitamine sono prodotte da una miscela di estratti e polveri vegetali derivate da verdure fresche tra cui broccoli, pomodori, carote, spinaci, cavoli, cipolla, verza e frutta come uva, mirtillo, lamponi, prugne, ciliegie, mele, arance e altre sostanze di massima qualità. I minerali contengono una sinergia di glicinato di magnesio, zinco gluconato e acido malico. Insieme diventano super assimilabili. Sì, ma le capsule? Anche le capsule sono di ottima qualità, a differenza di tanti altri integratori che risultano indigesti. La Foodspring è attenta a tutto, le capsule sono di cellulosa naturale al 100%, quindi adatte anche a vegani e vegetariani. Questi integratori sono perfetti per sopperire alle carenze nutrizionali, quelle che compromettono le prestazioni di tutti i giorni, generando stanchezza, cali di concentrazione, mancanza di entusiasmo. Che si tratti di impegni di lavoro, sport o famiglia, abbiamo tutti bisogno di un giusto apporto di nutrienti per riuscire a sostenere al meglio tutte le nostre sfide fino in fondo. Ma quanti devo prenderne? Per avere tutti questi benefici devo farmene un barattolo alla volta? Attenzione, il giusto dosaggio è scritto sulla confezione. E poi non serve prenderne di più perché l'organismo assimila solo fino alla giusta dose. E quello che in più lo elimina facendo plin plin. Esattamente. Invece con le giuste dosi di questa combinazione imbattibile abbiamo subito più energia fisica, migliore prestazione muscolare, maggiore concentrazione e meno segni di stanchezza. Che tutto insieme rende la qualità di vita migliore. Come dico sempre, la vita va vissuta con positività ed entusiasmo, ma se non abbiamo energia, come facciamo? Da dove ce la tiriamo fuori? Allora, oggi sono contenta di indicarvi due ottimi integratori insieme alla Foodspring, che potete ordinare direttamente dal sito della Foodspring con lo sconto del 15% inserendo il codice Vignali, piccolo, YT, grande. Il mio consiglio è di includere questi integratori nella vostra routine quotidiana. Io per esempio li tengo in cucina, sul tavolino della colazione, così sono sicura di prenderli ogni giorno al momento giusto. Ora condividete questo video e aiutate anche altre persone a non avere carenze di vitamine e minerali. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Rifammela. Qui sotto. No, qui.